Raffaellino La Messa. Raffaellino La Messa. E io che l'ho maledetto tutta la partita, ragazzi. Tutta la partita ho detto: fate entrare Mandzukic, perché Leao combina dei casini, perché Leao cammina per il campo tutta la partita. E se non mi credete, andate pure sul mio canale Twitch, dove domani, massimo martedì, uscirà la live reaction. Ho maledetto Leao per tutti i 90 minuti finché non è entrato, però poi ha trovato il gol del 3-1. E non so se avesse sbagliato quel gol lì cosa sarebbe potuto succedere, però ce la portiamo a casa. E dico che è una sofferenza inutile, perché sei col Parma, fai 60 minuti di dominio, principalmente fai 60 minuti di dominio, perché il Parma ha una doppia occasione sola, tipo al 60esimo, quando la partita è già sul 2-0 tranquillamente controllata. Espulsione di Ibra, che io adesso non so, non so veramente niente di cosa possa aver detto Ibra o fatto. Sicuramente lo sapremo tra poche ore, quindi non sono neanche in grado di dire se sia giusto o sbagliato. Trovo la direzione dell'arbitro discutibile su magari la gestione dei cartellini. Un giallo a Çalhanoğlu, a mio avviso, inesistente. E poi anche un episodio a favore del Parma, dove non è partenza per il Milan, è Krunic a tirare un pestone a Pellè e viene fischiato il fallo per il Milan. Quando c'è da essere onesti, quello sarebbe stato più fallo a favore del Parma. Ma va bene così, ragazzi. Era il Parma. È una squadra che... cosa succede qui? PC. Era il Parma, una squadra che comunque è nei bassi fondi della classifica, una squadra che comunque è andata e ci ha messo in difficoltà. E questo Parma ha fatto il possibile. Sicuramente se era un'altra squadra non ne saremmo usciti così. Se fosse una squadra con un po' più di carattere del Parma, non so se avremmo veramente vinta questa partita. Lo dico per il semplice fatto che ho visto a tratti, ho rivisto il derby di Coppa Italia. Per quanto mi fregasse più di questa partita del derby di Coppa Italia, ed è la verità, arrivi a gestire benissimo la partita fino ad un'espulsione totalmente inutile, perché Ibrahimovic, che abbia detto o fatto quello che voglia, è un'espulsione inutile, perché anche non avesse detto niente l'arbitro, anche se è Maresca, che sappiamo che è un po' particolare, non ti tira fuori il cartellino rosso così dal nulla, quindi sicuramente qualcosa è fatto. E arrivi dopo l'espulsione a non capirci più nulla. Arrivi a essere impanicato, arrivi intanto a cambiare modulo, perché passi dal 4-2-3-1 al 4-4-1, quindi cambiano anche un po' le disposizioni. E poi non condivido la scelta di mettere in campo Mete. Mete ha fatto errori, per fortuna non grossolani, però sono quei piccoli errori che in altre circostanze potrebbero costarti cari. Io non avrei messo Mete in campo, perché comunque lui voleva centimetri, voleva fisico, e a questo punto centimetri per fisico mettici Mandzukic, no? Lo sempre tutto per te, metti Mandzukic, che anche se non sta bene, Mandzukic con l'esperienza sa cosa vuol dire sapersi gestire queste partite. Detto questo, la cosa che mi preoccupa di più adesso è Gigio, perché si è preso un bel calcio al dito sul gol di Gaiolo. Ciò non vuol dire che sa fare il Gaiolo, anzi il gol è regolarissimo. Siamo stati noi polli che ha fatto una sventola di 30 metri, siamo rimasti lì a guardare. Gol quindi del Parma validissimo. Si è preso questo calcio al dito e siccome per esperienza personale una volta ruppi il dito a un bambino a calcio per un episodio uguale, non vorrei che tipo il giocatore più sano della squadra che abbiamo si infortuni proprio sul fine stagione. Ho visto la meme della guerra, gli incubi, quando ho visto Tatarusano che si toglieva la tuta. Ma dettagli. E più che altro Gigio, a parte la derby che ha saltato di Coppa Italia per squalifica, a parte quella partita con la Roma persa anche per colpa di Tatarusano, pareggiata scusate, dove era positivo al Covid, bene o male si è fatto tutta la stagione. E poi ha saltato anche per turnover col Torino in Coppa Italia.
E ragazzi, non so, mi è piaciuto il Milan, mi è piaciuto il carattere che ha avuto nel finale, anche se il Parma al pareggio ci è arrivata, non vicinissimo, vicino, ed era quello che avrei voluto vedere anche in altri frangenti. Una gestione così l'avrei voluto vedere anche domenica contro la Sampdoria, sabato scorso, mi sarebbe piaciuto vederla anche in altri ambiti. Però purtroppo rimane sempre quella piccola percentuale, quel piccolo difetto, chiamiamolo così, che andiamo in vantaggio e ci accontentiamo di poco. Perché parlando a giochi fatti, con la Roma hai vinto di misura, con la Fiorentina hai vinto di misura e oggi stavi per vincere di misura. Poi, e sicuramente ragazzi, se il risultato era in pareggio, il Parma non ti concedeva un contropiede così, che è stato più o meno il replay di quello visto a Napoli. Anche il Napoli comunque trova il 2-1, ti mette in difficoltà, devi prestare molta attenzione a quello che ti accade intorno, poi ovviamente sulla spinta della mischia finale perde la palla, e quella volta fu Woghe, adesso è Leao su assist da Lott, vai a trovare il gol del 3-1 e chiudi la partita. Ripeto, di questa partita negativamente vedo la gestione dei cambi, diciamo, non così grave, ma la vedo, diciamo, una piccola pecca. Anche se comunque la parte positiva è che Dalot ha fatto un bell'assist per Leao, che Leao da subentrato ha fatto gol. Però io sinceramente avrei messo Mandzukic per Mete, cioè al posto di Mete. Se proprio devi togliermi Bennacer, ti servono centimetri, metti Mandzukic, e come disse Allegri, dovunque lo metti Mandzukic fa. Del resto i cambi erano quelli che potevano essere, non abbiamo la panchina lunga, questo ma lo sappiamo. Anche l'ingresso di Gabbia lo vedo un po' fine a se stesso, se posso usare questo termine, fine a se stesso, però nel complesso ha aiutato noi in maniera determinata, ma comunque a portare a casa il risultato. La prossima, ragazzi, abbiamo il Genoa in casa, la Genoa, la squadra rognosa che deve assolutamente guadagnarsi la salvezza. E sì, è così. E la affronteremo sicuramente senza Ibra, perché adesso Ibra, ragazzi, come minimo si prenderà 2 giornate di squalifica. Poi vediamo se ci sarà ricorso o non ricorso, però secondo me 2 giornate le prende tutte. E se si vince il ricorso è comunque una per il cartellino rosso. Che eroe d'arbitro no, ragazzi, il cartellino rosso è sempre almeno 1 giornata di squalifica. Detto questo, ragazzi, vi invito a vedere i video usciti oggi. Ne sono usciti 2. È uscito il post partita veramente very speedy di Spezia Crotone, che non sono mai solito fare reaction alle altre partite, però questa mi ha praticamente colpito, perché è una partita bellissima, noiosa fino a un certo punto, poi bellissima. E oggi cito anche il video della Weekend League di Lukaku e vi invito anche a vedere quello. Se volete vedervi la live reaction completa di Parma Milan, andate sul mio account Twitch, che sapete com'è, basta aprire un altro video mio, trovate gli indirizzi. E se volete recappata, tagliata, aspettate 2-3 giorni. Io mi auguro già di portarla domani, però non lo so. Quindi ragazzi, statemi bene e buona serata, stasera classico. Stasera Real Madrid-Barcellona o Barça-Real, penso sia no. Penso giochi in casa Real, plasati sul divano, a guardarci io quello che mi auguro sia un grosso spettacolo. Grazie a tutti quanti, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale. Nel complesso comunque, a parte tutto, soddisfattissimi di questa prestazione. Ciao a tutti ragazzi, grazie e buona serata.